culturali e quant'altro, spettacolo eccetera. Abbiamo affrontato quindi appunto le tematiche dello spettacolo e nella mozione che abbiamo presentato credo un mese dopo il nostro arrivo in Parlamento, è stata proprio una delle prime cose che abbiamo fatto, abbiamo presentato una mozione che impegnava appunto il governo a ristabilire tutti i fondi che erano stati tagliati nelle scorse legislature proprio al settore della cultura, dell'istruzione e della ricerca. In questa mozione si sottolineava quanto fosse importante proprio il settore della cultura, quanto appunto diciamo il cardine su cui, il punto su cui appunto fare cardine per lo sviluppo del nostro paese. Questa nostra mozione naturalmente non è stata votata, non è stata votata perché noi chiedevamo appunto questo ripristino nel giro di 2 anni e quindi questo il governo non è stato in grado di garantirlo. Vi lascerò la parola rispetto a quanto nella mozione tratta appunto di istruzione e di ricerca. Vi racconto invece velocemente quelle che sono le altre attività che abbiamo, gli altri atti che abbiamo presentato alla Camera rispetto alla cultura. Abbiamo presentato una proposta di legge, il firmatario è Sergio Battelli, anche se oggi non è qui, a sostegno della produzione musicale, che si basasse sul riammodernamento del settore in senso tecnologico, che desse appunto un forte impulso alla sinergia tra musica e spettacolo. Abbiamo anche in questa proposta proposto appunto un abbassamento dell'IVA relativo alla musica, ai spettacoli di musica dal vivo. Personalmente mi sono occupata di presentare e depositare diverse interrogazioni sulla condizione dei numerosi siti culturali che l'Italia possiede e che da troppi anni sono veramente abbandonati. La prima ad essere depositata è stata una interrogazione sulla regge, sulla condizione della regge di Caserta e della più meno conosciuta ma non meno importante Real Tenuta di Carditello, che è stata discussa in commissione proprio credo la settimana scorsa, mi sbaglio, per la quale però non abbiamo realmente ricevuto una risposta molto soddisfacente. Non è stato chiarito bene in che modo, è stato sminuito secondo noi, forse troppo il problema, e quindi è una cosa sulla quale sicuramente torneremo. Un'altra interrogazione che abbiamo presentato è quella sull'abbandono dei bronzi di Riace che sono da troppo tempo abbandonati all'incuria e sono chiusi, relegati in una delle stanze del Consiglio regionale calabrese. E per ultima un'interrogazione sugli scavi di Pompei che sono ormai da troppi anni in uno stato di abbandono totale e che rischiano veramente il crollo continuamente, e su quanto e in che modo sono stati gestiti i finanziamenti arrivati dall'Europa proprio in virtù di questa situazione precaria. Per ultima l'interessamento quanto è accaduto in questi ultimi giorni nella mia città di Palermo, ma diciamo un fenomeno piuttosto diffuso per quanto riguarda i teatri palermitani, è la manifestazione che è avvenuta appunto l'altro ieri a Palermo, durante la quale è stato celebrato il funerale del teatro palermitano. Quindi presenteremo una interrogazione anche su questo. Passo la parola agli altri così ci ringrazio. Tanto si può avere un pochino, qualche bicchiere si può avere? Lì, lì. Di plastica. Plastica. E invece il telecomando? Ma come funziona? Premere in direzione della dolce. Direzione 4 che c'è Mastrange. Quella lavata di macchina che è difficilissimo esporre con Sibille di Battista. Ah, mi dovete tutti in piedi, ma voi in piedi. Adesso il proiettore che è qua. Sara, sono Francesco Duva, portavoce. Senza battute, io non le faccio mai. Portavoce per Sangamere dei Deputati, eletto proprio in questa circoscrizione e sono membro della Commissione Cultura. Vediamo se sono pure. Ah, perfetto. Commissione Cultura, abbiamo fatto un breve ritiro, un attimo sulla parte riguardante la ricerca,
visto che dovrei occuparmi proprio di ricerca università. La prima cosa che abbiamo fatto è stata una, dovuto dare un parere come commissione della Camera sulla tabella triennale finanziamenti agli enti di diffusione della cultura scientifica. Abbiamo dato parere favorevole, stanziamento di 6 milioni di euro, qui è andato tutto liscio. Successivamente abbiamo dovuto dare il parere sulla ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Studenti di istituzioni dice che questo si parla di 1,7 miliardi, una cifra molto più alta, ma malgrado questo inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Sono impegnati sia la Camera che al Senato, il senatore Fabrizio Bocchino, anche egli siciliano, sono impegnati affinché potesse mettere come condizione che il governo stanziasse maggiori fondi. Quindi è stata una battaglia che abbiamo vinto nelle sedi della commissione, appunto battagliando con gli altri membri politici. È stato bello perché probabilmente anche una loro. Il fatto che Letta avesse detto mai taglia la cultura, già stavano tagliando. E abbiamo detto, ma veramente, se volete votare, dobbiamo mettere questa condizione, li abbiamo costretti a farlo. Dopodiché abbiamo fatto la mozione, già ne ha parlato, 11 giugno, respinta. Qui chiedevamo in particolare riguardo a ricerca e università, perché si parlava un po' di tutti gli ambiti della commissione, di ripristinare il diritto allo studio, perché ci mancano borse di studio, non ci sono le strutture adeguate. Poi vabbè, anche di ridiscutere il metodo di finanziamento dell'università, perché di fatto uno studente di matematica non costa quanto uno studente di chimica, probabilmente, perché gli studenti di chimica costano di più tutti i materiali, da così, quindi di dare un contributo più efficiente. Dopodiché anche selezionare i principali ambiti in cui la ricerca italiana può diventare leader, quindi puntare su determinati ambiti della ricerca. Questa qui è pure una cosa che ci teniamo in modo particolare. Ora, peccato che è tagliato, comunque questo qua sarebbe scritto università e ricerca, diciamo presentavo diversi atti, l'ho voluto raccogliere in 5 stelle. Non so perché mi è venuto in mente. Università e ricerca, legalità, lavoro, scuola e cultura. Vabbè, università e ricerca, una sul fondo di finanziamento ordinario dell'università, monitoraggio ambientale dello stretto di Messina, 8 per 1000 alla ricerca medico-scientifica, ci abbiamo nel programma, ne parleremo. Alcune irregolarità riguardo l'ANVUR, rapporto pediatri-pazienti alla provincia di Messina, rimozione del rettore Tomasello dalla carica appunto direttore dell'Università di Messina, anche se effettivamente hanno fatto, quando l'ho presentata ancora si devono fare le elezioni, e si tratta di restare presidente della fondazione probabilmente. Poi alcuni scandali alla facoltà di sociologia di Bologna, perché è vero che io sono di questo territorio, ma il deputato deve rappresentare l'intera nazione, quindi anche se ci siamo ovviamente Accademia Italiana di Roma, elezioni del nuovo presidente, sono stati dei brogli elettorali, ha fatto interazione riguardo. Lavoro, turnover vigili del fuoco, il turnover vigili del fuoco è abbastanza basso in questo momento, è un problema sia per i vigili del fuoco stessi che per tutti noi, perché è chiaro che ne va della sicurezza della popolazione. Poi riguardo la metropolitana, però l'attraversamento dello stretto, saprete. Vai Duva nel senso più veloce. Concorsi, poi abbiamo fatto un'interpellanza sul precariato scolastico, sul fatto che ormai non ci sono più fondi per le classi musicali, e poi per uno dei siti che mi è arrivato una segnalazione, mi sono premurato. Una cosa importante, l'unica due in cui ho avuto una risposta sono state la Metromare e quella sui docenti ATA, perché abbiamo fatto il question time. Cioè, per dirvi, quella sul turnover di Vigili del Fuoco presentata ad aprile, ancora non mi hanno risposto. È stata la prima che ho presentato, nessuna risposta. Grande governo Letta. Qua mi dicono che essere veloce, quindi io ho fatto una slide per ogni atto, ma a questo punto passo. No, ciao. Interrogazione. E questo fai vedere che è bravo e preparato. Ma mettiamo allora. Su questo perché la proposta di legge da presentare il 25 giugno riguarda uno dei punti che avevamo nel programma 5 Stelle, quello del 4 ottobre 2009. Possibilità è l'8 per 1000 alla ricerca medico-scientifica. Ci siamo impegnati, abbiamo presentato questa proposta di legge. Mi sono permesso di aggiungere una piccola parte che non era prevista nel programma, ovvero di obbligare lo Stato a pubblicizzarsi, perché in questo momento lo Stato non si pubblicizza. Vediamo gli spot della Chiesa Cattolica, ma mai quello dello Stato. È bene che lo Stato dica che i soldi che si dello Stato vengono spesi per queste cose, una cosa importantissima. E
poi insomma le altre cose, queste cose, non so. Ne abbiamo parlato, questi qui sono i. Che bellino sono. Questi qui sono i contatti, se volete, Twitter, Facebook, email, quando volete. Tanti saluti, perché gli argomenti non sono seri, ma perché sono ma perché conosciamo Giulia Le Sette, Maria Marzano, bravo tu, cioè, io molto sì. Bravo.